Ciao a tutti ragazzi da Piccola Kaji e Pallocchio, eccomi qua per fare i video acquisti di ieri. Lo volevo fare ieri il video, appena tornata da casa, ma ero stanchissima, non ce la potevo fare. E ho detto no, vabbè, ormai lo faccio domani, perché veramente ieri sera ero cotta, cioè proprio non ne potevo più. E infatti ieri sera volevo leggere un po', ma sono riuscita a leggere solo un manga, che non è di quelli che ho comprato ieri, ma ho letto il primo volume di C'era una volta, che mi è piaciuto tantissimo, troppo bello quel manga. È consigliatissimo perché è veramente un bellissimo manga. Allora, sono tutti i volumi della Planet Manga. Stavolta ho preso tutto Planet Manga. L'altra volta mi sembra che non presi nulla della Planet, invece stavolta tutto. Vabbè. E partiamo subito con il primo volume, cioè il primo volume, il numero 6 di Black Butler. Al prezzo di 4,30 euro, solita edizione. Io, vabbè. Quando apri, scricchiola un pochino. Ecco, ora si sente. Un pochino. E con la solita pagina a colori, cioè, se si può chiamare pagina a colori. E non l'ho letto, come ho detto, perché non ce la potevo fare ieri. Vi faccio vedere una tavola sperando di non fare spoiler. Non lo so se l'ho fatto spoiler. Comunque il tratto lo conoscete un po' tutti. E comunque faccio vedere questo, siamo sicuri. Non faccio spoiler, almeno non penso. E l'edizione, ho detto, non mi piace. L'ho sempre detto che l'edizione di Black Butler non mi piace. Però la storia secondo me merita, anche se ha degli alti e dei bassi. A volte alza, a volte ritorna giù. Vabbè. Però mi piace, per leggere qualcosa di diverso, non i soliti shoujo, via, per cambiare un po'. Poi mi è arrivato dopo una vita che aspettavo, Death Note numero 7, al prezzo di 4,50 euro, la ristampa questa, come è scritto qua sopra. E non l'ho letto nemmeno questo, però ma so cosa accadrà, purtroppo. Vabbè, non dico altro. E vi faccio vedere una tavola. Tanto il tratto lo conoscete un po' tutti. Spero di non voglio prendere i spoiler. Cioè, il tratto è veramente bello. Mi piace tantissimo questo tratto. È un po' particolare, non è. Cioè, abituata io che leggo shoujo, un tratto come questo non c'ero abituata. Però a me piace veramente. È veramente un bellissimo tratto. Ora, mi ho messo la mano sopra Misa. E comunque Death Note numero 7 di 12 al prezzo di 4,50 euro. Poi è uscito La scoperta dell'amore 11. Ho messo la mano davanti all'11, no, a questo. Scoperta dell'amore 11 al prezzo di 4,30 euro. Hanno cambiato di questa la copertina, anche di questo manga qua è più dura, cioè più spessa. E non ha pagina a colori, edizione standard. Vi faccio vedere una tavola per farvi vedere il tratto. Io questa storia la consiglierò sempre perché è una storia veramente troppo bella. A me piace, poi soprattutto questa copertina penso che sia una delle mie più preferite. Ora, sì, mi sembra che la prima mi piaceva molto. Ora, tutte le copertine non me la ricordo. Comunque, questa sicuramente diventerà la mia preferita per ora. E dietro c'è il cagnolino, che sarebbe lui. Questa è versione umana di lui. E il prossimo uscirà, se non sbaglio, a gennaio, sì, come è scritto qua. Perché siamo arrivati all'uscita, come in Giappone, via lo stesso. Non mi viene la parola. Siamo arrivati, sì, all'uscita in Giappone, non mi viene l'altra parola. Scusate, ma non mi viene. La scuola stressa, e stanca parecchio. Vabbè. Passiamo al penultimo volume, che è Sorolog numero 3, con una copertina stupendissima. Cioè, mi piace tantissimo. Al prezzo di 4,30 euro, edizione standard, senza pagina a colori né sopraccoperta. Vi faccio vedere una tavola, così per farvi vedere il tratto, sperando di non prendere spoiler. Non vorrei mai prendere. No, prendo tutti spoiler. Questo non dovrebbe essere. Il tratto è stupendo, mi piace tantissimo.
Questo manga è super consigliato, sono solamente 4 volumi, ora manca l'ultimo che uscirà il prossimo mese. E ovviamente, e l'edizione è quella nuova della Planet Manga con la copertina più doppia. E le pagine mi sembrano leggermente meglio. Sì, mi sembrano pagine leggermente più bianche e meno trasparenti. Sì, non so se si vede, sì. Poi, ultimo volume, non previsto però, perché non ero, cioè, non sapevo se lo volevo prendere o no, perché, cioè, inizia un'altra serie, pesa, soprattutto perché io ho preso quello che costava di più, vabbè. Però appena l'ho visto ho detto no, lo devo prendere, non posso farci nulla, ho detto magari se uscirà il 2 lo prenderò, non subito, ma aspetterò, però lo devo prendere il primo. E sto parlando del nuovo manga delle Clamp che è Gate 7, io ho preso l'edizione deluxe, quella da 5,90 con sopracoperta con dentro un'immagine diversa con la copertina oro che io trovo veramente bella, un'ottima idea. E il posterino, che non capisco se questa ragazza è all'incontrario così, ora scusate, volevo proprio vedere ma non riesco, ecco, oppure è stato messo male dalla Planet, non lo so, perché io quando ho preso il volume mi sono accorta che era stato messo all'incontrario, cioè la copertina io l'ho presa, era dritta, normale così, però il manga era messo così, al contrario. Cioè, vabbè, tutti i numeri che c'erano lì li ho controllati tutti, erano 5 numeri, sempre del primo numero di questo, erano tutti messi male. Quindi non so se il post deve essere così oppure se è così. Non lo so. Comunque l'edizione è fatta benissimo, veramente, mi complimento con la Planet perché è una buona edizione. Avevo visto anche l'edizione normale, quella da 4,30€, però non mi piaceva. Detto se devo prendere il manga delle Clamp, voglio che sia un'edizione buona. E infatti questa deluxe, secondo me, è fatta molto bene. Ha messo una specie di rilievi, non lo so se si chiama rilievi, però è fatta un po' lucida, un po' no, se si vede, sì, si vede un po'. Veramente un'ottima edizione, mi complimento veramente con la Planet perché questa è veramente una buona, ottima edizione. E le pagine, vi faccio vedere una tavola per non fare spoiler, sono bianche, anche se un pochino trasparenti, però non si vede. E con questo ho finito, questi sono gli acquisti di ieri. Ho ben 10 volumi da leggere, perché fra quelli che mi sono arrivati tramite la mia amica e questi qui ho 10 volumi da leggere, c'ho la pila dietro. La prima volta che mi succede, ci sono fatti e ho detto wow, c'ho tutti questi numeri da leggere, poi ho fatto no, oddio, però sono tantissimi. Cioè, per me sono tanti. Poi ora con la scuola c'ho poco tempo per leggere, quindi la sera soprattutto leggo, il giorno mi è impossibile leggere. O faccio video ora il giorno, oppure studio, oppure esco, quindi non ho mai tempo per leggere il pomeriggio. Comunque vi faccio vedere una cosa che mi ha dato il mio frumentaro, che era insieme al manga di Magi, ed è il poster. Ora se riesco a farlo vedere, mi allontano, che io trovo veramente bello. Non sapevo che c'era anche l'anime. Da cui ho scoperto ora che c'è l'anime e c'è dietro i personaggi dell'anime. Sì, penso sia siano dell'anime, sì, sicuramente. Sì, è dell'anime. Io non sapevo che c'era l'anime e appena potrò lo guarderò sicuramente. Comunque è un bellissimo, diciamo, regalo che era legato insieme al numero 1 di Magi. Veramente. Ci dovrebbe essere anche un segnalibro, ma non mi è ancora arrivato. Non lo so se arriverà o non arriverà. Comunque, veramente, la Star Comics ha fatto un'ottima cosa, mettendo insieme a un manga con già in promozione un poster. Veramente un'ottima cosa. E con questo ho finito, non ho altro da far vedere, no? No? No, se volete vedere la roba di scuola, ma non penso che vi interessi. E ci vediamo al prossimo video, che sarà una recensione perché ne ho da fare 5 o 6 se non mi sbaglio. Penso che la prima sarà o Body, che mi è stata chiesta, o High School Debut, o
Oppure, non lo so, perché mi è stato chiesto anche di fare la recensione di Sprout e di La freccia danzante. E mi sembra basta, forse un'altra, non mi ricordo, l'ho segnata comunque. E non lo so, vedrò quale fare per prima e quale fare per dopo. Dipende un po' anche dal tempo. Perché Body e High School Debut sono Body 15 volumi e High School Debut 13, quindi c'è più storia, quindi dovrei parlare un po' di più. Mentre Frecce Danzante è un unico volume, quindi magari farò per prima quello, ora vedo. E devo vedere detto il tempo che ho a disposizione. Allora, con questo concludo. Spero che vi sia piaciuto il video. Fatemi sapere con un commentino sotto. Mettete mi piace. E vabbè, sto facendo una via, non voglio essere rufiana. Non sono di carattere mio, quindi non lo faccio. Cioè, era una battuta. Allora, da piccola Kaji e Pallocchio, ci vediamo al prossimo video che sarà, come ho detto, una recensione. Ciao!